Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si unisce al dolore delle famiglie e delle comunità colpite, si dice profondamente indignato per il ripetersi di incidenti mortali causati da gravi negligenze nel garantire la sicurezza dei lavoratori in operazioni di manutenzione nei silos simili a quelle che già più volte in precedenza hanno cagionato vittime, e confida nella rapidità e nel rigore degli accertamenti da compiere nella definizione delle normative di garanzia da adottare e fare rispettare. Il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi annuncia che convocherà una riunione dedicata agli infortuni nel settore degli appalti, ma opposizione e CGIL accusano il governo di trascurare il problema. Non mi pare assolutamente il caso di abbassare la soglia delle garanzie o delle norme nei confronti della sicurezza del lavoro, perché non è un problema burocratico. Ieri quattro operai hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro. La lista di precedenti è lunga, eppure secondo i dati dell'ultimo rapporto dell'INAIL i morti e gli infortuni hanno toccato nel 2009 il minimo storico. 1050 vittime contro le 1120 dell'anno precedente, con un calo del 6,3%. È diminuito anche il numero degli infortuni, sceso a 790.000 dagli oltre 875.000 del 2008, che equivale al 9,7% in meno. La flessione degli incidenti risulta molto più accentuata per gli uomini rispetto alle donne ed è più evidente al nord e nell'industria rispetto ai servizi e all'agricoltura. Emanuela Ambrosino, Sky TG24.